Il verde e il blu. Le tecnologie informatiche dal punto di vista ecologico possono essere viste in due modi. Da un lato il processo di digitalizzazione ci permette di avere di più con molto meno, ad esempio avere libri, musica, programmi sul computer, senza avere degli oggetti fisici che comportano il consumo di materie prime, una loro produzione con consumo di risorse energetiche e la generazione di rifiuti. Dall'altro, le tecnologie informatiche comunque consumano risorse energetiche e materiali, perciò hanno un loro impatto ambientale. In particolare, un computer è composto di materiali che sono estratti dalle cosiddette terre rare, che sono materiali usati per creare i semiconduttori. Inoltre, il computer consuma energia elettrica. L'energia elettrica può essere prodotta in molti modi, come da centrali a carbone o da pannelli solari. A seconda di cosa si sceglie, l'impatto ambientale sarà completamente diverso. Non esiste un impatto ambientale zero, nemmeno con le energie rinnovabili. Per questo motivo, sostiene Luciano Floridi, si parla di rischio calcolato. Bisogna capire qual è il rapporto tra costi e benefici nell'utilizzo di determinate tecnologie informatiche. Il rischio calcolato nell'informatica consiste in questo. Bisogna sapere che la digitalizzazione è un vantaggio, ma i data center che la rendono possibile hanno comunque un impatto ambientale non trascurabile. Come bisogna dunque comportarsi di fronte alla tecnologia relativamente al problema ecologico? Luciano Floridi presenta una strategia divisa in quattro: prevenzione, prima dell'utilizzo della tecnologia, limitazione, per limitare i danni, rimedio, se la limitazione fallisce bisogna rimediare i danni, contenimento, per amministrare i costi di un fallimento di una tecnologia. Oltre al problema ecologico, le nuove tecnologie pongono dei problemi sociali non indifferenti, così come un data center può contribuire all'inquinamento dell'ambiente, allo stesso modo dei deepfake prodotti dall'intelligenza artificiale possono inquinare l'infosfera con notizie false. Esistono diverse tecnologie che pongono seri problemi e rischi per la società contemporanea. L'acquisizione massiccia di dati e di informazioni personali porta al problema della privacy, ossia i nostri dati personali che rappresentano il nostro sé sociale possono finire nelle mani di malintenzionati. L'intelligenza artificiale può sfuggire al controllo umano e fare danni. Non possiamo permettere che le decisioni importanti sulla guerra o l'economia possano essere lasciate all'intelligenza artificiale, la quale rispetto a problemi quali la soluzione a malattie come il cancro, ci risponde che dobbiamo distruggere il genere umano per cancellare una malattia del genere. Inoltre, i social network, che dovevano essere uno strumento di connessione tra le persone, hanno aumentato l'individualismo e hanno costruito un mondo basato sull'immagine e l'apparenza. Per questo motivo, la politica è di fronte a due sfide, una digitale e una ecologica. Questi, secondo Luciano Floridi, dovrebbero essere i due obiettivi della politica contemporanea, il verde e il blu. Il verde come il colore dell'ecologia e il blu che rappresenta l'elettricità e l'elettronica come colore del digitale e dell'informatica. Bene, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace al canale, iscriviti al canale perché così potrai sostenere appunto il canale. Se sei interessato invece ad avere delle notizie o sapere chi sono io, puoi andare sul sito www.tecnofilosofi.com, questo qui, dove ci sono tutte le informazioni su di me e sul mio progetto. C'è un blog dove troverete tutti gli articoli e altre tematiche, cose che appunto io scrivo. Oppure se andate su Tecnofilosofi TV, tv.tecnofilosofi.com, troverete tutta la descrizione del progetto, dove c'è anche una sezione dedicata a come sostenere il progetto e un bellissimo bottone PayPal dove potrete, con il link per le donazioni, donare dei soldi per poter finanziare questo progetto. Qua ci sono poi appunto i vari link a canale YouTube, Twitch, Telegram, canale social se volete a essere costantemente aggiornati su quello che viene pubblicato. Guardate il link in descrizione perché magari troverete qualche libro consigliato, acquistabile, che vi permetterà anche, sarà un altro modo, diciamo, per poter sostenere, diciamo, il canale.